italiani e italiane, buonasera, e con vivo orgoglio. Si capisce però che non sono Mattarella, insomma, anche se faccio la voce, perché mi copro. Si capisce, italiani. Ma lui ha i capelli diversi, siamo diversi. Lì il barbiere ci è andato giù pesante, sì. Ma lui sì, finalmente ha aspettato mesi, poi gliel'hanno tagliato i capelli. A me no, mi danno una lucidità ogni tanto, ma volevo comunque iniziare con un saluto intanto a tutti i miei, come si chiamano, sudditi. Ai cittadini, agli scampati cittadini, per portare loro una parola di augurio e di conforto, soprattutto in questo momento, insomma, non felicissimo, ma che potrebbe essere più infelice. Questo momento che già ci vede preda del virus e potrebbe vederci anche preda di un presidente incapace, inetto, assolutamente inadatto a quella carica che sono io, che non avrei potuto fare. Però siamo disaccordi. Bisogna dire le cose come stanno, insomma, l'Italia in questo ha avuto fortuna, in altre cose no, molte altre cose no, ma in questo ha avuto fortuna, anche se devo dire la verità che ci sono dei sospetti di broglio, ecco, insomma, io non ho mai voluto alzare la voce su questo, io sono per la pacatezza. Perché Presidente Magalli, mi scusi se la interrompo, in effetti lei perse contro Mattarella 5 anni fa al photo finish, perché Mattarella prese 665 voti, lei quindi solo 663 voti più di lei, perché lei ne prese 2 di voti. Magalli, perché si arrese e non chiese il riconteggio come Trump? Ma l'ho chiesto, perché poi in realtà di quei 2 voti me ne riconobbero solo uno, quindi si tratta del 50%, no, il 50% di ingiustizia, no. Ingiustizia. Che è ingiustizia assoluta, è un golpe. Io non ho i mezzi di Trump, capito, che ha milioni di persone, dollari, cose, macchine, computer. Io mi affido a colleghi, ad amici che possano fare questo riconteggio, insomma, a colleghi diciamo che non lavorano molto, gente di una certa età. Ho chiesto alla Carrà, per esempio, adesso forse lei qualcuno me li ricorda. Che salutiamo, lei, che salutiamo, grazie a voi, ecco. Quindi la Carrà è la sua Georgia, Magalli. È la sua Georgia. È lì che conta, e vedremo se sarà il caso poi di mettere in mezzo gli avvocati. Adesso lui c'ha Rudolf Giuliani, io c'ho Marazzita, che insomma non è proprio l'ultimo. Vabbè, insomma, siamo lì, certo. Vabbè, certo. Comunque però la gente ha avuto la dimostrazione. No. Eccolo là, vedete quanto è. La foto ufficiale. È la foto, quella è appesa in tutte le caserme. A casa mia appesa, presidente. È appesa. La metto dietro, sempre tutti dietro. I commissariati, solo che sotto c'è scritto ricercato. però è appesa nei commissariati. Comunque è appesa. Quella cosa là, sì. Però volevo dire, io per carità sono lieto, io ci penso la mattina quando mi alzo, ringrazio il cielo di non essere Presidente della Repubblica, perché esserlo in questo momento è un compito veramente insopportabile. Cioè io ho ammirazione, stima e anche compassione per il Presidente Mattarella, che si trova a dirigere il paese in una fase difficile come questa. Guardi com'è quirinalizio lei in questo momento, così conciliante. Tra l'altro è a quirinalizio anche il suo ambiente, è quirinalizio il suo modo di vestire. Tutto, io rilancerei la sua candidatura fra 2 anni per il dopo Mattarella. Ma io sono già in lista, diciamo, sia per il Quirinale, anche per il conclave sono in lista. certamente. Vediamo quale arriva prima. Esatto, meglio tenersi varie opzioni. Io mi butto, ecco. Ma come sarebbe stato questo settennato Magalli se ci fosse stato? Giochiamo a questo what if. Vediamo la prima immagine. Ecco qui, vediamo Magalli scendere le scale dell'altare della patria. Ecco, come sarebbero stati i festeggiamenti del 2 giugno se lei Magalli fosse stato al Quirinale? Avrebbe fatto sfilare anche il camioncino con il vaso cinese? Anche il camioncino avrebbe aperto la sfilata, non l'ho.
lodi, passando sotto al mio al palco presidenziale, avrebbe detto lodi, certo. E poi sarebbero passati tutti quanti. Ma gli 8 giugno ci tengo, non dimentichiamo, io sono un ex ufficiale, per me l'esercito, le forze armate sono qualcosa di importante, sa? Caro Raimondo, lei è informato. Qui vediamo la seconda immagine dove vediamo il presidente Magalli assieme all'esercito. Ecco, se lei fosse salito al Quirinale sarebbe stato a capo delle forze armate. Una minaccia per gli stati confinanti al nostro? No, a parte che con noi confinano proprio 3-4 gatti, insomma, la Svizzera, l'Austria, la rete, ma... Ho capito, no, ci riprendevamo però... Nizza, presidente Magalli, con lei ci riprendevamo Nizza forse e la Savoia. Sì. E forse anche la Corsica, zitto però, non si sa mai. Vabbè, ne riparliamo al prossimo settennato, Vediamo una nuova immagine, ecco qui vediamo il presidente Magalli durante il giuramento del presidente Conte. Ecco, quali consigli avrebbe dato al premier in questa fase se lei fosse stato presidente della Repubblica, Magalli? Beh, gli avrei consigliato di guardarsi le spalle, cosa che lui non ha fatto molto, e soprattutto gli avrei detto: guarda, c'è uno che gira, appena sarai in difficoltà arriva uno che ti dice stai sereno, ecco, se puoi sparagli, questo gli avrei consigliato. Okay. Subito, appena lo vedo. Un consiglio molto, molto pragmatico. Sì. Oh, come sarebbero stati i rapporti fra la presidenza della Repubblica e il Vaticano con Magalli al Quirinale? Per esempio, scommetto che quando un anno fa il Papa in piazza San Pietro schiaffeggiò una donna cinese, lei in quanto Presidente della Repubblica sarebbe sceso in piazza a dargli anche il resto, giusto? Beh, non lo so, perché poi dopo quello schiaffo è scoppiato il Covid, quella è stata, esatto, la causa, quella, la vendetta cinese per l'aggressione del Papa a quella poveraccia. Ma secondo me ce l'hanno inoculato per vendicarsi, però no, io con la Chiesa vado d'accordo, con Francesco sarei andato d'accordo perché lui è gesuita, io ho studiato dai gesuiti. Sì. Quindi quelli lo avrebbero avvertito. Quindi perfetto, i patti lateranensi si sarebbero rinnovati automaticamente. Beh, così abbiamo visto come sarebbe stato il Quirinale con Magalli presidente. Ma come sarebbero stati invece i fatti vostri con Mattarella alla conduzione? Come se la sarebbe cavata Mattarella, conduttore dei fatti vostri, secondo lei, presidente? Ma benissimo, Mattarella sa fare bene tutto, perché è un uomo di pace, un uomo intelligente, conciliante, poi siciliano, quindi con Guardì parlano la stessa lingua, che è una lingua che nessun altro capisce, però loro la parlano. E a proposito di Guardì, adesso il comitato sa che fa? Manda la pubblicità. Grazie a Giancarlo, grazie Magalli. A fra poco con Pigiamarelli. Italiani.